Ciao raga, allora oggi sono qua per farvi mangiare una cosa importantissima. Non l'avevo mangiata in vita mia, ero andata a Milano, avevo organizzato cose per mangiarli, non c'erano. Perché era destino che li mangiassi qui a Berlino con questo cappello in testa, qua con Linda. Linda non li può mangiare perché è intollerante al glutine, però vabbè. Cioè, non solo ci sono i cinnamon roll, ma sono ogni cavolo di tipo di cinnamon roll. E niente, però li prendo almeno un paio. Pumpkin spice, coco. Qua ci sono anche questi altri gusti. Questo sarebbe lo speciale di Halloween, però non mi ispira, quindi non lo prenderò perché io voglio il gusto. Raga, ho il mio bottino. Questa ragazza sono io, quando ne assaggerò e sarò felicissima. Ma vi giuro, adesso stiamo andando in un parco per gustarli bene, con calma. Cioè, guardate che bello, c'è anche un po' di sole ogni tanto tra il vento e tutto. Lalalalalala. Mi sono tolta la giacca perché io, anche se mangio all'esterno, cioè questa volta che se mangio non posso avere la giacca addosso perché non ha senso nella mia testa. Ok. Ma non ci credo perché ce li vedevo tipo su Tumblr tipo 16 anni. Aesthetic. Morbidissimo. Un po' appiccicosino tipo. Sembra un No, po' del lago mi tipo. sa. Sembra l'imposto del Pandoro, tipo. Altro gusto, questo è il cocco. Non mi in realtà un po' lo sgravata cocco perché non è caratteristico, tipo. Non ho capito se c'è comunque la cannella. Buono. È tipo crema al Bounty. Pesantino. Ho scoperto che questo non è quella cannella, cioè penso ci fosse comunque, ma. Ah, non c'è. Questo è caramello salato. Buono l'originale. Hai fatto bene a prenderlo. Meglio l'originale, se venite, perché c'è la cannella, qua non c'è. Sono tipo ciambelle con tanta cioccolata. Però è valsa Non sono l'experience. cinnamon roll. È valsa l'experience.